Allora, LEED, come è stato detto comunque anche nei precedenti webinar, è una certificazione sicuramente dedicata più che altro alle prestazioni quindi dell'edificio. È una certificazione su base volontaria, verificata da enti terzi e dà delle linee guida appunto per progettare un edificio in termini di miglioramento sulle prestazioni ambientali. E come lo fa? Dettando un certo numero di metriche basate sul risparmio energetico, piuttosto che sull'efficienza idrica, sulla la riduzione delle emissioni di CO2, la qualità ambientale interna in generale, tutte comunque metriche associate proprio all'edificio. Mentre WELL è una certificazione più verticalizzata sul miglioramento della salute e del benessere dell'occupante, quindi ci sono requisiti e prerequisiti che vanno a focalizzarsi un attimo di più sulla sfera proprio dell'utente finale. A livello di categorie, quindi, che possiamo inquadrare dove Schneider effettivamente poi va a dare contributo, vediamo che LEED sono 6 le categorie, mentre WELL soltanto 5. Vi dicevo che WELL ne ha altre dedicate appunto all'ambito più psicologico, ma lì Schneider naturalmente non dà contributo. Vedete che i nomi sono abbastanza simili o comunque i concetti si riprendono in entrambe le certificazioni. E difatti, negli scenari che andremo a sviluppare dopo, si vedrà come appunto questi requisiti e prerequisiti si intersecano un po' tra di loro e come è possibile tramite un'unica soluzione andare a rispondere ai fabbisogni dell'una e dell'altra. Infatti, diciamo, in questa sessione ci dedichiamo e ci focalizziamo un po' meglio per quanto riguarda la LEED su energia, atmosfera e qualità ambientale interna, per quanto riguarda WELL sul comfort termico e sulla luce. E che cosa c'è all'interno di queste categorie? Quindi se esplodiamo un attimo le stesse, vediamo che questo è l'elenco di tutti i requisiti e prerequisiti che fanno capo alla categoria. Quindi vediamo che in energia atmosfera abbiamo molti parametri legati al rendimento energetico dell'edificio, piuttosto che qualità ambientale interna, molti criteri legati alla progettazione proprio dal punto di vista sia termico che illuminotecnico. Per quanto riguarda WELL, abbiamo più o meno gli stessi titoli, ma comunque sempre focalizzati al benessere dell'occupante, quindi zonizzazione termica proprio in aree precise dell'edificio, con un tot massimo di utenti, piuttosto che appunto la progettazione di tutto il sistema seguendo i ritmi biologici poi dell'utente finale. Negli scenari che vedremo a breve andremo a mettere il focus su questi requisiti e prerequisiti evidenziati, in modo tale da rappresentare delle situazioni tipo che fanno vedere come la soluzione Schneider si propone appunto a rispondere a questo tipo di requisito per ottenere poi i punti dedicati. Come lo facciamo? La risposta di Schneider Electric è sicuramente attraverso tutta la soluzione EcoStruxure Building, che è appunto una soluzione aperta, scalabile, che fa capo di prodotti, ma anche appunto di sistemi di controllo e di sistemi di supervisione. Quindi è tutto un pacchetto, una soluzione chiave in mano che integra sia l'hardware che il software. Qui vedete già alcuni prodotti che avrete potuto vedere anche nello scorso webinar, quindi abbiamo il controllore cardine che è l'Automation Server e altri controllori che vedremo magari un po' meglio oggi nel dettaglio con l'architettura Connected Room Solution. Dunque, questa è l'architettura generale, che riprende un po' la struttura a tre livelli di Schneider, quindi prodotti connessi, il primo layer, il secondo layer è quello legato al controllo periferico e l'ultimo layer è quello dedicato alle app e alle analytics. Oggi, con la presentazione di questi scenari e delle soluzioni in ambito di LEED WELL, ci concentriamo un po' di più sul dominio del comfort, perché comunque la risposta di Schneider varia su tutti molti domini, dal comfort alla sicurezza, al fare che avete sempre potuto vedere nel secondo webinar, ma oggi ci dedicheremo più che altro alla parte comfort, descrivendola quindi in generale tramite questi tre scenari, quindi predisposizione dell'impianto illuminotecnico sulla base del ritmo circadiano, andremo a vedere come è possibile andare a creare delle zone termiche e luminose all'interno di un piano di un edificio e come è possibile avere accesso ai dati nel microclima interno, quindi della qualità ambientale, attraverso dei dispositivi app mobile e come è possibile anche dal lato del gestore dell'edificio avere a disposizione queste informazioni.
Come lo faremo? L'architettura quindi cardine, quella che fa capo a quella che noi indichiamo come Connecting Room Solution. Passiamo un po' più nel dettaglio, quindi nel merito di questa architettura, di questa soluzione. Allora, all'interno quindi di un edificio, normalmente quando ci si ritrova a progettare un edificio, bisogna tenere in conto che ci sono tante discipline da considerare. Una parte quindi è quella legata tutta al mondo HVAC e quindi all'interno possiamo ritrovare sicuramente il monitoraggio della temperatura o ancora regolazione dell'umidità, piuttosto che la registrazione dei dati di CO2 o ancora di determinate sostanze. Quindi tutto ciò che fa capo alla qualità ambientale interna. E naturalmente tutto questo si muove su determinati protocolli di comunicazione. Dall'altro lato è necessario anche andare a gestire tutta la parte relativa all'illuminazione, quindi andare a gestire un certo tipo di lampade, integrarle all'interno del sistema, garantire delle interfacce che si parlino tra di loro, quindi integrare diversi domini. Naturalmente con tutti questi domini è necessario andare a fornire sicuramente un'installazione precisa, una messa in servizio puntuale. E naturalmente avendo tanti domini è più probabile quindi avere punti multipli di guasto, quindi naturalmente questa gestione comunque implica molta attenzione da parte poi dell'installatore finale, oltre che magari determinati punti di accesso che vengono differenziati da ambiente ad ambiente, quindi sicuramente bisogna fare una pianificazione più meticolosa. L'obiettivo, il valore aggiunto della Connecting Room Solution di Schneider è quella di fornire una soluzione fatta sempre di hardware e software che riesce a dare un unico punto di accesso, un'unica interfaccia per mettere insieme tutte queste discipline sostanzialmente, grazie all'architettura IP che si può poi ritrovare su quelli che sono i controllori che fanno capo di fatto a questa soluzione. Quindi qui andiamo sicuramente a facilitare l'integrazione dei sistemi, a dare unici punti di accesso e soprattutto funzionalità aggiuntive di zoning e rezoning. Che cosa vuol dire? Che attraverso questa funzionalità di zoning è possibile andare a creare dei gruppi funzionali di ambiente, di modo tale che posso gestire la qualità interna comunque del mio piano, magari da un unico punto di accesso. Quindi basti pensare ad esempio ad un grande open space, per regolare tutte le luci di un open space, piuttosto che la temperatura nelle varie aree che si trovano in questo open space, è importante quindi dare la possibilità all'utente di avere accesso magari soltanto da un unico punto. Così come è importante anche nel momento in cui magari la planimetria di questo piano possa cambiare, dare la possibilità di garantire degli ambienti che lavorino in modo isolato, quindi come stand-alone, e quindi in quel caso attivare la funzionalità di rezoning. Tutte funzionalità che non implicano un cambio a livello d'architettura e a livello quindi di soluzione, perché è possibile farlo direttamente quindi tramite software e tramite le funzionalità che mette a disposizione proprio questa soluzione. E qual è quindi l'architettura che fa capo a questa soluzione? È esattamente questa qui, quindi vedete degli elementi che magari sono stati ripresi anche comunque nel webinar precedente, quindi c'è l'automation server identificato a piano, che è il nostro controllore server, che va a collegarsi a questi altri controllori che vengono denominati RPC, ovvero Room Purpose Controller, che permettono quindi, grazie a dei protocolli nativi inseriti all'interno, Sensor Bus e Room Bus, è possibile andare a collegarsi direttamente con i vari moduli di espansione che permettono di avere il controllo delle luci piuttosto che degli oscuranti, così come anche alla sensoristica associata, quindi sensori ambiente piuttosto anche che multisensori che permettono di andare a registrare la luminosità o ancora anche la presenza. Quindi vedete un RPC per piano, identificato per piano, e la possibilità quindi di controllare ogni ambiente in un'unica soluzione. Ovviamente ci sono anche tutti i servizi ad esso associati, quindi varie app che mi permettono quindi di andare a controllare il microclima ambientale anche da remoto. Quali sono, diciamo, i nomi e i cognomi di questi prodotti e di questa soluzione? Quindi abbiamo detto
c'è questo RPC che è Room Purpose Controller, il controllore principale a livello di camera, e tutti i suoi moduli di espansione che mi permettono di andare a collegare le luci, quindi di fare il controllo delle luci DALI piuttosto che delle tapparelle. Ho ancora i sensori Space Logic che esistono di diversi tipi a seconda naturalmente delle necessità, poiché si hanno all'interno dell'edificio, quindi temperatura, umidità, l'insieme delle due, CO2, VOC, quindi vari parametri che è possibile andare a misurare, o ancora i sensori CRS che fanno appunto, regolano la luminosità e la presenza, o ancora gateway per il controllo e l'integrazione di sistemi KNX e quant'altro. Quindi sicuramente tutto un pacchetto di prodotti che naturalmente garantisce una soluzione che è capace quindi di integrare tutti gli elementi che fanno capo quindi al mondo HVAC e alla soluzione in generale. Dunque, una volta che abbiamo inquadrato e focalizzato quella che è l'architettura del CRS, quindi della soluzione connessa, e quali sono appunto i valori aggiunti che questa soluzione si propone di portare comunque al sistema, entriamo un po' più nel merito degli scenari e vediamo come attraverso questi tre scenari qui proposti possiamo andare a rispondere a quelli che sono i prerequisiti delle certificazioni. Per ognuno degli scenari, poi vedrete nelle slide successive, che vengono ripresi esattamente sia i nomi dei prerequisiti che requisiti, sia le categorie alle quali fanno capo, proprio per farvi capire, appunto per focalizzarvi sulla soluzione che Schneider propone e che apporta poi un punteggio. Quindi, per il ritmo circadiano andremo a vedere la progettazione illuminotecnica e l'andremo a vedere generalmente su due tipi di scenari. Quindi solo presenza, perciò se all'interno dell'ambiente viene registrata solo la presenza o meno della persona senza avere influenza della luminosità esterna, piuttosto che presenza più l'impatto quindi della luminosità esterna. Poi nello zoning termico andremo quindi a vedere come è possibile all'interno di un piano andare a gestire le diverse zone, sia dal punto di vista termico che luminoso, e poi sul monitoraggio vedremo appunto degli strumenti per la gestione, quindi il controllo di tutti gli elementi associati al comfort. Quindi partendo dal primo scenario, che cosa intendiamo innanzitutto per ritmo circadiano? Il ritmo circadiano non è altro che il ritmo biologico del corpo umano, da quando si sveglia al mattino a quando poi va a dormire la sera, perché durante il corso di tutta la giornata naturalmente il nostro corpo libera, produce degli ormoni che servono appunto per diciamo, tutte le fasi di risveglio e di veglia poi del corpo stesso. Quindi magari al mattino vengono prodotti comunque degli ormoni che mantengono l'attenzione più alta, piuttosto che la sera magari vengono rilasciate altre sostanze che preparano il corpo di fatto a rilassarsi per poi ricominciare tutto quanto il giorno dopo. Naturalmente tutti questi ormoni o comunque tutto il funzionamento del corpo è influenzato anche dalla luminosità esterna e quindi non garantire una corretta illuminazione potrebbe comportare sicuramente diciamo, uno scorretto funzionamento poi a livello biologico, perché appunto basti pensare che se magari durante il giorno non riceviamo abbastanza luce, sicuramente ci sentiamo un po' più stanchi, un po' meno carichi, diciamo, così come la sera, se riceviamo troppa illuminazione, magari poi facciamo più fatica ad andare a dormire, proprio perché appunto il nostro corpo naturalmente segue un determinato ritmo. Ovviamente andare a progettare l'illuminazione all'interno degli edifici seguendo un po' le regole che il nostro corpo anche ci impone, sicuramente migliora il benessere anche della persona. Quindi progettare dal punto di vista illuminotecnico l'illuminazione dell'edificio o del piano sulla base del ritmo circadiano vuol dire proprio questo. E con questo tipo di progettazione andiamo a rispondere esattamente a un requisito richiesto da Well. Infatti vedete sulla destra che nella categoria luce il requisito appunto richiesto è quello di garantire una progettazione illuminotecnica sulla base del ritmo circadiano. Dal punto di vista invece della NID, cos'è che andiamo a migliorare così? Sicuramente ottimizziamo il rendimento energetico. Perché? Perché se io vado a modificare la luminosità delle mie lampade sulla base dell'illuminazione esterna e sui parametri che io setto per garantire sicuramente l'illuminazione seguendo il ritmo circadiano, naturalmente diminuisco quindi i consumi e miglioro, ho un miglioramento dal punto di vista energetico.
qual è appunto quindi lo scenario che si propone. Io adesso ve lo faccio vedere comunque tramite le slide, però poi andiamo un attimo sul software, così diciamo c'è un intermezzo anche sul livello proprio applicativo. Quindi il tipico scenario: siamo al mattino, naturalmente c'è la luce proveniente quindi dall'esterno e ci ritroviamo quindi in un ufficio sostanzialmente in presenza, quindi ci sono delle persone all'interno di questa camera. Allora, qual è il requisito richiesto da UL? Quello di garantire sul piano di lavoro almeno 275 mL, che sta proprio per equivalent melanopic lux, non è altro che un parametro che può essere convertito tramite dei coefficienti in lux, quindi di fatto è un'intensità luminosa che io devo garantire sul piano di lavoro per almeno 4 ore consecutive. Invece, ciò che propone appunto LEED è quello di andare a garantire un miglioramento del rendimento energetico in una fascia compresa tra il 6% e il 50%. Questo in realtà è un requisito che segue un prerequisito, perché deve essere prima di tutto imposto un rendimento minimo e poi da lì è possibile andare a garantire un miglioramento di questo rendimento. Ora, il rendimento si può calcolare tramite una relazione o una formula e si può andare a inserire all'interno sicuramente il contributo anche dell'energia sviluppata proprio da tutta la parte illuminotecnica dell'edificio. Quindi andare a garantire questo miglioramento impone anche dei miglioramenti dal punto di vista del rendimento. Quindi, quali sono gli elementi che dobbiamo avere in campo per poter andare a fare una progettazione di questo tipo? Sicuramente tutto il sistema di supervisione, quindi con l'automation server e con structure building operation. Ma poi abbiamo sicuramente bisogno dell'RPC, che è il controllore di camera, e a questo bisogna associare i suoi moduli di espansione. Quindi, in questo caso, per andare a regolare le lampade è necessario avere appunto il modulo CRS DALI, che mi si collegherà direttamente poi alle luci, e un sensore per rilevare appunto sia la presenza che la luminosità esterna. Quindi il sensore mi rileva entrambi i parametri, restituisce un feedback al controllore che riesce a fare della regolazione poi tramite il suo modulo di espansione sulle lampade, andando a garantire più o meno luminosità a seconda quindi delle regole che imponiamo noi per poter garantire sempre quei 275 mL sul piano di lavoro. E questo tipo di regolazione viene fatta naturalmente istante per istante, quindi ogni istante naturalmente vengono misurati determinati parametri e vengono regolate le luci di più o meno intensità sulla base appunto dei valori registrati. Quindi l'architettura è principalmente questa, perciò possiamo considerare un automation server a piano, un RPC a camera e il controllo poi delle luci DALI fatte tramite il modulo di espansione DALI, piuttosto che diciamo, la registrazione della presenza e della luminosità esterna tramite il sensore CRS multifunzione. Adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire questo in EcoStruxure. Quindi, qui ci troviamo sul software EcoStruxure Building Operation, sono entrata comunque all'interno della regolazione dell'RPC e che cosa vedo? Vedo, queste sono due pagine grafiche che mi mostrano di fatto i due scenari che vi annunciavo prima, quindi una regolazione fatta solo tramite programmazione oraria, quindi una regolazione che non tiene conto di fatto della luminosità esterna, ma è una regolazione che magari si può pensare proprio per ambienti dove l'impatto esterno non è così elevato, o magari degli ambienti dove appunto non ho troppo contributo della luce esterna, ma qui impongo io dei valori perché so che devo garantire sempre un tot di luce sul piano di lavoro e so che le mie lampade possono farlo sulle determinate fasce orarie seguendo una certa percentuale di intensità o meno. Quindi di fatto qui che cosa ho? Ho il mio sensore multifunzione che mi rileva la presenza. Ma in questo caso non sta rilevando nulla, perché? Perché appunto, infatti qui vedete stato occupazione libero, non c'è nessuno in stanza. Qui vedete che l'illuminazione, ci sono i dati di illuminazione, quindi in generale 275 ml è la sua conversione di fatto in lux. Se simulo la presenza della persona all'interno quindi della camera, vedo che il sensore mi rileva che c'è appunto la camera è occupata. E vediamo che nella mattina naturalmente le mie lampade stanno illuminando allo 0%, quindi vuol dire che sono spente. Perché? Perché nella progettazione è già stato studiato comunque dall'installatore che
la luce esterna, i 275 ml, vengono garantiti soltanto dal contributo di fatto esterno. Nel pomeriggio invece so che devo effettivamente andare ad aumentare comunque la percentuale di luminosità delle mie lampade al 50% e vedo che comunque, garantendo questo 50%, i 400 lux vengono mantenuti, così come alla sera invece magari devo garantire il 100%, quindi è una programmazione che non tiene conto di fatto della luminosità esterna. Il vero valore aggiunto appunto nella progettazione del ritmo circadiano è il secondo scenario che mi vede anche il contributo di fatto della luminosità esterna, quindi ci troviamo diciamo nella condizione zero, perciò qui che cosa vedo? Vedo i dati. Sempre che cosa devo garantire io, quindi 275 ml sul piano di lavoro e sua conversione in lux. E qui vedo quanto sta registrando di fatto comunque il mio sensore. Vabbè, in questo caso la stanza è libera, quindi è tutto spento. Perché? Perché appunto quando la stanza non è occupata i settaggi devono essere questi. Se imponiamo invece la presenza dell'utente, che cosa vedo? Vedo che qui vengono registrati 400 lux. Questi 400 lux in questo caso vengono garantiti sempre dalla luminosità esterna. Perché? Perché le mie lampade sono spente. Se invece passo nelle ore più pomeridiane, che cosa vedo? Che la luminosità qui è più bassa, però man mano io vado a regolare la luminosità delle mie lampade per far sì che poi i miei lux qui vadano ad aumentare. Perché? Perché devo arrivare a quei 400 che appunto mi richiede di fatto la certificazione. E io so che con il 50% di luminosità da parte delle lampade riesco poi a raggiungere i 400 lux. Quindi qui vedete una regolazione fatta, diciamo, per scenari, mattina, pomeriggio, sera, però in realtà è naturalmente continua, continuativa e varia distante, diciamo, ogni istante sostanzialmente in base alle condizioni di luminosità esterna. Quindi qui potete vedere come di fatto si traduce tutta questa regolazione in pagina grafica all'interno proprio del software EcoStruxure Building Operation. Riprendo la presentazione. Perché passiamo al secondo scenario. Quindi con questo di fatto abbiamo risposto a quei due requisiti. Quindi rendimento energetico per la LID, progettazione illuminotecnica sulla base del ritmo circadiano per WELL. Col secondo scenario invece che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere che cosa intendiamo per zoning termico e luminoso. E a che cosa rispondiamo? Vedete già qui che per quanto riguarda le categorie, siamo nella qualità ambientale interna per LID e andiamo proprio a rispondere a quello che è il requisito di illuminazione interna. Comfort termico invece ha al requisito zoning termico, dopo vedremo proprio nel dettaglio cosa richiede uno e cosa richiede l'altro, ma di fatto diciamo, la proposta di queste due certificazioni è quella di garantire sicuramente un'illuminazione che sia dimmerabile e un'illuminazione che possa essere diversificata a seconda degli ambienti. Infatti, proprio nella parte di WELL, sul comfort termico, qui viene richiesto di andare a migliorare il benessere dell'utente proprio grazie alla predisposizione di determinate zone termiche, che devono dare la possibilità all'utente di accedere al termostato per poter regolare il proprio microclima e diciamo, la possibilità comunque di gestire il tutto in maniera indipendente. Quindi, con la soluzione Connected Room Solution, prima abbiamo parlato di zoning e rezoning. Perché? Perché è proprio possibile andare a creare dei veri e propri gruppi funzionali, quindi a collettare, secondo quindi un meccanismo di master e slave, i vari dispositivi. Quindi se si gestisce un gruppo affidando ad un dispositivo la funzionalità di master, naturalmente tutti i comandi, tutte le funzioni che io attivo tramite il master si andranno a riproporre automaticamente sugli slave. E questo mi garantisce quindi un unico punto poi di accesso per andare a gestire tutto il microclima. Così come è anche possibile andare a, diciamo, separare tutti questi ambienti avendo quindi tutti degli elementi stand-alone, quindi che si regolano sostanzialmente da soli l'uno con l'altro. Questo naturalmente dà la possibilità quindi di andare a gestire open space piuttosto che ambienti separati in maniera del tutto semplice, senza andare comunque a ripredisporre poi tutta l'architettura a livello strutturale. E quindi poi tutta anche l'installazione. Perciò, qual è lo scenario tipico? Qui ci troviamo sul piano,
sul piano di un edificio e vedete che ci sono diversi ambienti. Questa mappa di colore è una mappa di colore che viene associata quindi alla parte termica, quindi una colorazione più fredda naturalmente implica una temperatura più bassa del set point impostato, mentre una colorazione più calda una temperatura più alta rispetto al set point. Quindi sicuramente all'interno di questi ambienti c'è la regolazione della temperatura, però gli altri elementi che tipicamente quindi vengono sicuramente a essere utilizzati all'interno quindi di questi ambienti è la luminosità e anche la gestione poi di tutte le tapparelle. Quindi ognuno di questi ambienti può essere di fatto controllato da un'architettura di questo tipo, quindi abbiamo sempre il nostro RPC, il nostro Room Purpose Controller, che si collega ai moduli, in questo caso vedete sempre il modulo DALI per le luci, ma c'è anche il modulo per le tapparelle e il collegamento anche ai diversi sensori Space Logic che permettono quindi di regolare di fatto la temperatura. Tutte queste architetture possono lavorare quindi in maniera del tutto separata e indipendente l'una dall'altra, ma attraverso appunto le funzionalità che dicevamo, quelle di zoning, è possibile anche andare a creare un unico punto di controllo, perché se magari so che in tre stanze comunque l'impatto, diciamo, termico e luminoso deve essere sempre lo stesso, io posso dare la possibilità di controllare tutto da un unico punto di accesso, così come anche separare gli ambienti. Di fatto, quindi, ciò che va a richiedere sostanzialmente l'ID attraverso questo requisito è quello di andare a controllare sicuramente il tipo di illuminazione proposta, mentre WELL andare appunto a predisporre questo controllo termostatico, quindi garantire sicuramente facili punti di accesso tramite dei termostati e delle interfacce accessibili. Come si traduce a livello di sistema? Se entriamo comunque, andiamo a vedere come funziona sulla demo, ci collego un secondo. Ok, sbagliato. Va bene, ha deciso che non si vuole collegare. Va bene, non so perché non mi si collega. Ah, le posso condividere io lo schermo, a me è entrato, non so se c'è qualche problema di rete. Sto provando l'ultima volta, giusto per... Dai, si sta collegando anche a me, perfetto. Ok, Grazie, perfetto. altrimenti. Prego. Ok. Allora, questa è la demo che per chi sempre ha potuto seguire il secondo webinar, è stata presentata anche da Enzo, ma io mi concentro su una tematica differente che è appunto quella dello zoning. Quindi di fatto qui siamo entrati nel sito appunto di Londra. Ovviamente questi sono tutti i domini e tutti gli scenari che può gestire EcoStruxure Building Operation. Noi ci concentriamo sulla Connected Room, che è appunto la Connected Room Solution. Qui vedete che abbiamo la planimetria del nostro piano e c'è qui una leggenda. In questo caso stiamo visualizzando di fatto la parte associata all'illuminazione, quindi lighting. Vedete che ci sono diverse lampade con diverse colorazioni. Quindi che cosa potete vedere? Che qui questa con la colorazione verde, indicata anche nella leggenda sulla destra, indica appunto che è il master. Che cosa vuol dire? Che questo elemento mi va a collegare, mi va a controllare sostanzialmente tutti gli elementi che sono settati come slave, ovvero come membri. Quindi se io spengo sostanzialmente il master, vedo che automaticamente mi si vanno a spegnere anche comunque tutti gli slave a lui associati, così come se lo riaccendo, si riaccendono tutti. Quindi questo in realtà è un unico ambiente. E il punto di accesso che ho io per andare a fare della regolazione è unico ed è indicato sostanzialmente da questa lampada. Tutte le altre invece, che sono colorate, diciamo, sono contornate dal nero, sono tutte lampade standalone, quindi queste hanno una regolazione che è unica, isolata, ognuna funziona per conto suo. Che cosa succede? Che lo stesso ce l'ho anche per quanto riguarda la parte HVAC, quindi questi sono termostati, vedo che qui ho un master e questi due sono gli slave, quindi se io diminuisco la temperatura del master, naturalmente anche sugli slave mi si ripropone la stessa modifica, mentre questo è un termostato, è un ambiente che funziona dal punto di vista termico in maniera isolata e separata. Così come posso creare dei gruppi, quindi fare diciamo un misto tra la parte associata quindi alle luci luminosa piuttosto che il termostato o ancora la regolazione delle tapparelle. In questo caso quindi andrò
qui di fatto il master che mi comanda sostanzialmente lo slave. Questo funziona attraverso la modalità di zoning e rezoning, quindi supponiamo di voler andare ad aggiungere una lampada all'interno di questo gruppo, che cosa faccio? Abilito la funzionalità di zoning. Quindi qui che vedo sulla destra vedo di fatto tutti gli ambienti. Quindi per quanto riguarda la parte luci, vedo che qui mi si evidenzia sostanzialmente in maniera tratteggiata, so che può essere quasi impercettibile, ma in questo caso Light 3 mi sta evidenziando con una linea tratteggiata di fatto l'elemento di cui sto parlando. Qui infatti c'è scritto Master Capable, quindi vuol dire che è un elemento slave. Anche la luce 6 è un elemento slave, luce 8 slave, il master è la luce settata quindi come luce 7. Vedo che tutte le altre invece sono predisposte qui come